Siamo ad Andorra, sulla ferrovia, proprio nel luogo dove c'è stata la frana la settimana scorsa. Potete vedere il terrazzino che si è staccato completamente dalla collina. Come vedete è completamente staccato ed è appoggiato sulla frana. E sembra quasi un miracolo che non sia finito sui binari. Più sotto vediamo la frana che è appoggiata sul treno, ma in realtà la frana è avvenuta prima dell'arrivo del treno. Il macchinista, svoltando la curva che c'è poco prima, l'ha vista e per fortuna procedeva a velocità molto limitata, 30-40 km all'ora, quindi ha frenato, ma non è riuscito a fermarsi prima della frana e l'ha tagliata. Passando sul terreno franoso, ovviamente il locomotore si è staccato dai binari e ha praticamente saltato la frana ed è deragliato tirandosi dietro il primo binario. Per fortuna proprio qua davanti c'è poi lo vediamo dalle altre immagini, c'è uno scoglio praticamente, c'è una roccia sul quale si è appoggiato la parte posteriore del locomotore e il primo binario e ha evitato che il locomotore andasse in mare. Se non ci fosse stato quello scoglio probabilmente il locomotore sarebbe finito in mare tirandosi dietro almeno il primo binario. E l'altro colpo di fortuna ovviamente è che il terrazzo si sia fermato lì e non si è andato sui binari, perché una cosa ovviamente era tagliare la terra e una cosa sarebbe stata se il treno si fosse scontrato con la struttura del terrazzino. Qua si vede molto bene la frana appoggiata sul treno, si vede proprio tutta la strisciata che il treno ha fatto contro la frana, contro il terreno franoso, le rocce che hanno segnato tutta la fiancata del treno, e si vede poi bene anche sul locomotore la parte anteriore che è schiacciata proprio dove ha colpito la frana, che quindi non aveva occupato probabilmente tutti i binari ma solo una parte, per fortuna. C'erano circa 200 passeggeri sul treno, quindi sarebbe stato veramente una strage se il treno fosse finito di sotto.